la partnership tra l'alleanza Renault, Nissan, Mitsubishi e Daimler fa il suo debutto su Scenic e su Grand Scenic, il rivoluzionario motore 1300 TCE. Il nuovo motore è il prodotto di 4 anni di studi e di messe a punto congiunte tra l'alleanza e Daimler, soddisfacendo standard di qualità che richiedevano oltre 40.000 ore di test e 300.000 km di validazione. Questa nuova motorizzazione offre progressi significativi in termini di piacere di guida, con una coppia più elevata ai bassi regimi e una disponibilità maggiore e costante agli alti regimi, riducendo parallelamente i consumi e le emissioni di CO2. Questo motore è disponibile in 3 livelli di potenza, 115, 140 e 160 cavalli. Il motore Energy TCE da 160 offre una coppia massima di 260 Nm con trasmissione manuale e di 270 Nm con trasmissione automatica EDC. La coppia massima è raggiunta da 1750 giri al minuto. Il motore è dotato di una Westgate e non più pneumatica, consentendo un funzionamento più preciso del turbo a vantaggio della reattività del motore. Il risultato medio è una riduzione del 5,5% dei consumi e una riduzione di 7 grammi al chilometro delle emissioni di CO2 su Scenic, rispettivamente dell'8% e di 11 grammi al chilometro su Grand Scenic. La nuova tecnologia comprende le innovazioni sviluppate negli ultimi anni dall'alleanza, come il Bore Spray Coating, innovativo sui motori di serie Renault. È una tecnologia di rivestimento dei cilindri ripresa dal motore della Nissan GT-R, che migliora l'efficienza riducendo gli attriti e ottimizzando la conduttività termica. Le pareti della canna sono ricoperte da uno strato di acciaio ultra resistente applicato da una torch plasma e poi lucidato per un effetto specchio. Tutto questo a vantaggio di una riduzione dell'attrito e guadagno di massa. Su Scenic e Grand Scenic questa tecnologia da sola contribuisce a una riduzione dei consumi e dell'emissione dell'1%. Altre tecnologie migliorano il piacere di guida e riducono i consumi e le emissioni di CO2, come l'iniezione diretta di benzina con pressione portata a 250 bar contro i 200 del vecchio motore e la nuova camera di combustione progettata per ottimizzare la miscela aria-carburante. Gli iniettori sono stati posizionati in posizione centrale, non sui lati, e la camera di combustione è stata rivisitata chiaramente per ottimizzare l'aerodinamismo dei motori. Infine la tecnologia Dual Variable Timing Camshaft, che gestisce le valvole di aspirazione e di scarico in funzione delle sollecitazioni del motore. Scenic e Grand Scenic saranno i primi modelli Renault a beneficiare del nuovo motore benzina. Scenic ha sempre rappresentato l'innovazione, facendo della sicurezza e dell'Easy Life i suoi punti di forza storici, tanto da creare un nuovo segmento, espressione della modularità per eccellenza, dove ogni cosa trova il suo posto. Icona di stile, si distingue per la sua linea e la carrozzeria bitono, oltre che per i cerchi da 20 pollici che le regalano un aspetto molto sportivo. Scenic dispone inoltre di numerosi sistemi di sicurezza che facilitano la vita al volante. Oltre al parking camera e l'Easy Park Assist, la frenata di emergenza attiva per il riconoscimento dei pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, il rilevatore di stanchezza, l'assistenza al mantenimento di corsia e il cruise control adattivo. Renault Scenic con il nuovo motore 1300 TCE, la nuova rivoluzione francese.